Che cos'è? È l'elaborazione mentale di un imprendibile uomo che si chiama Bruno Mancini, che riesce ad avere contatti. Voi pensate alla cosa più strana che vi venga in mente. Bruno c'è il contatto, cioè quando è l'ultimo lavoro in Corea con l'Africa 2, antologia di arti varie a quelli di Bruno Mancino e Dalila Bucaffa, e Dalila Bucaffa è venuta di schiavo, è una nonna marocchina che abbiamo incontrato io e Bruno al caffè, al bar Minicucci, mentre si stava festeggiando, non mi ricordo qualcosa, Pasqua o qualcosa del genere, che si stava con il vino, negli anni caldi in cui è niente, ma sono queste le... i grandi rapporti che rendono Tira veramente un contenitore di idee immenso che chi non lo vive non può capire. Noi come giornale ogni lunedì ne raccontiamo una pagina e sono tanto che molti amici siano qui con noi, sono 10 anni di lungo lavoro, 10 anni di poesia, 10 anni di cultura, 10 anni dove in cui in una società in cui ha perso il piacere di leggere, il piacere di scrivere, il piacere della musica, siamo tutti quanti ridotti ai pochi spazi che abbiamo in un post social, siamo tutti ridotti alle parole che raccontano questi moderni cantanti dove non si capisce neanche una parola, invece con Bruno abbiamo a Roma gli amici che stanno completando questa lunga premiazione, altre arti visive, grafiche,